Esatto, allora abbiamo capito, il riso è un alimento consumato in tutto il mondo, versatile, saziante, è ingrediente base di tante ricette e dei nostri amatissimi risotti. È arrivato il momento adesso però di scoprirne tutte le sue caratteristiche nutrizionali con il nostro nutrizionista che è venuto a trovarci nuovamente, Luca Voledo. Benvenuto. Grazie. Ben ritrovato Luca. Allora, abbiamo visto che il riso è molto consumato in sostituzione della pasta. Eccola qua, la pasta di riso. Quali sono le sue caratteristiche nutrizionali principali? È un'ottima idea sostituire, in parte almeno, per il nome della varietà alimentare, la comune pasta di frumento con la pasta di riso, con il riso tal quale. Sono due cibi altamente sovrapponibili, perché anche il riso è fatto di carboidrati, in particolare di amido. Anche le calorie tra riso e pasta sono più o meno... Ah sì, sono più o meno 330 calorie per 100 grammi. Pensavo un po' meno il riso. Un po' meno. Okay. Fra l'altro il riso comunque rende di più, quindi quando si mangia ha un indice di sazietà maggiore, però le calorie sul peso secco sono più o meno confrontabili. Non ha grassi, ha un po' di proteine, non ha molti micronutrienti essenziali come le vitamine e i minerali, perché è un prodotto, come si diceva, molto lavorato, quindi è privato raffinato della crusca e del germe che, come dire, facilitano l'irrancidimento, però sono anche delle sostanze nutrienti molto utili. Quindi sarebbe meglio consumarlo integrale oppure il riso venere, quello nero? Anche il venere è un integrale, ma il riso la grossa distinzione tra le tante varietà di riso che avete fatto vedere, la grossa distinzione dal punto di vista nutrizionale è tra il riso bianco, sbiancato, quello comune, che è questo qui, è quello qui, e il riso integrale. Questo è quello venere, credo. Quello è il riso venere, sì, che è una varietà nero, di riso integrale molto ricca di antociani. Rosso. Questo è l'integrale. Il riso integrale ha il vantaggio che contiene la crusca e il germe, che sono molto ricchi di nutrienti. Pensa, Monica, che il riso integrale ha il doppio della fibra alimentare, il doppio di alcune vitamine come la vitamina B1, il doppio di proteine, altre vitamine, minerali. Quindi è il riso che dovremmo consumare di più, quello, il riso integrale. Il riso raffinato è solo fatto da carboidrati. Diciamo che il risotto alla marone, insomma... Allora, limitiamo. Con riso integrale, non lo so, stona un pochino. È proprio un problema di carattere culinario. Esatto. Quindi esatto. Il riso bianco utilizziamolo per qualche preparazione particolare, ma il riso integrale dovrebbe essere il riso da mangiare abitualmente. Luca, volevo sottolineare un'altra cosa, l'abbiamo già detto, ma è importante ribadirlo, che il riso è naturalmente privo di glutine. Che cosa significa? Giustissimo, Monica. Questo è molto importante per le persone che hanno necessità mediche di ridurre o eliminare il glutine. Esatto, perché dieta. Vorrei sottolineare che non è una moda. No, il fatto di mangiare senza glutine è anche una moda, però è anche una necessità. Innanzitutto è una necessità. Ci sono persone che soffrono di celiachia, malattia celiaca, che non devono e non possono mangiare il glutine, che è un complesso proteico presente in molti cereali, compreso il frumento, il farro, il camuto, l'orzo, ma non nel riso. Il riso è naturalmente privo di glutine, quindi chi soffre di celiachia può mangiarlo serenamente. C'è anche un'entità nosologica, diciamo noi, recente, che è la gluten sensitivity, che è una sensibilità al glutine non di tipo celiaco, e anche però... questi soggetti da fastidio. E poi a chiunque voglia un po' ridurre il glutine nella dieta, al di là delle mode, che in effetti è un po' molto presente nella dieta dell'italiano medio, per dare un turno alla normale pasta mangiamo un po' di riso integrale. Integrale. E quindi è anche consigliato utilizzare dei prodotti a base di riso, perché abbiamo detto prima che ci sono altri prodotti come i biscotti, come i grissini, qui abbiamo delle schiacciatine, le gallette. Il cosiddetto latte, che in realtà non è un vero latte. E quindi a chi è consigliato, diciamo, l'assunzione di riso bianco e a chi invece quello integrale? Allora, l'integrale è per tutti sempre, in particolare in alcuni casi è particolarmente consigliato, perché si è visto che addirittura aiuta a prevenire il rischio di diabete di tipo 2, e anche nei soggetti che soffrono di diabete di tipo 2 o di prediabete è utile mangiare il riso integrale, perché avendo la fibra diminuisce la velocità con cui gli zuccheri vengono innalzati nel sangue, la glicemia. Quindi chi deve mantenere la glicemia stabile, chi è in sovrappeso, chi soffre di trigliceridi alti, l'integrale è perfetto. Perfetto. Ci sono casi però anche in cui il riso bianco può avere un senso, lo accennavate prima, sono nelle persone che hanno problemi di carattere digestivo, intestinale, nelle malattie croniche infiammatorie come il morbo di Crohn o no, per esempio la rettocolite ulcerosa. E allora io ringrazio molto il dottor Voledo per queste utili informazioni.